Allora, Bruno Vespa ed Enrico Mentana, li conoscete tutti, quindi ovviamente non c'è bisogno di presentazioni. Hanno delle analogie, per quanto siano sempre stati competitor tra loro, hanno diretto il TG5 e il TG1 e si sono scontrati nel 92 e nel 93. E poi però tutti e due, questa è la cosa, una volta smesse le vesti di direttori di TG, hanno inaugurato la seconda serata di informazione. Bruno Vespa per Rai 1, Enrico Mentana per Canale 5, appunto, con Porta a Porta e Matrix. Anche lì si sono stati avversari, non ha importanza, evidentemente, a volte ha vinto uno, diciamo così, a volte ha vinto l'altro sugli ascolti. Poi sugli ascolti si possono fare un sacco di ragionamenti e i paragoni sono sempre molto, molto, molto difficili e complicati perché non tutto si può sommare. Comunque, per scaldarci, diciamo, cominciamo con il più anziano che è Bruno Vespa, che oggi compie 2000 puntate di Porta a Porta. Cioè, bisogna farsene una ragione, purtroppo. 2000 puntate, 2000 se, diciamo, seconde serate nelle case degli italiani. Però vorrei, diciamo, cominciare con una. Siccome so che vi stimate molto, nonostante appunto abbiate sempre, vi siete sempre guardati dai monitor, c'è qualcosa che invidi a Enrico Mentana? Ah, ma tante cose, l'assoluta velocità di ragionamento, la tenuta del video, voglio dire, insomma, se ci siamo sempre confrontati in trasmissioni piuttosto importanti, sia quelle dei telegiornali, sia quelle della seconda serata, evidentemente le nostre aziende hanno ritenuto che non fossimo gli ultimi. E allora credo che chiunque, non lo so, io almeno da Enrico ho sempre da imparare. No, grazie, troppo buono. Beh. Se cominciamo così, alla fine sarà proprio un allacciamento sul palco. Non è detto. Però insomma, è del tutto ovvio che Vespa è a buon titolo, lo diciamo nel giorno delle 2000 puntate di Porta a Porta, è l'unico rappresentante della continuità dell'informazione. Di quella cosa che una volta era il canale unico, poi è diventato Rai 1, eccetera, eccetera. E cosa vuol dire? Non semplicemente una collocazione geografica dentro al palinsesto o dentro al telecomando. È Vespa l'unico vero rappresentante che una persona possa ricordare, anche addetta ai lavori, di quella continuità di un filone di informazione che è quello che una volta era soltanto confinato nella televisione di Stato, del moderatismo cattolico, se così possiamo chiamare, per non andare a dirla fuori dalle righe. E che cos'è? Perché forse è più interessante, visto che siamo al Festival del giornalismo e non del gossip o di altre cose. C'è stato un periodo nella storia italiana in cui tutto il giornalismo laico stava nei giornali e tutto il giornalismo. In soldoni, perché ovviamente con tutte le eccezioni del caso, e tutto il giornalismo cattolico stava dentro la televisione. Questo per una precisa scelta che era quella, Vespa è entrato per concorso in Rai, quindi non è che stiamo parlando di nuclei di formazione e di reclutamento. Perché la scelta che era stata fatta, come sappiamo, per la televisione di Stato è che avesse una funzione. Sì, di unificazione del paese, però anche di capacità di plasmare la società italiana un po' in quello che era nel senso del solidarismo cattolico e dell'attività della Democrazia Cristiana alla guida del governo del paese. I grandi giornali invece erano su una linea diversa, non antigovernativa, ma dal punto di vista degli interessi dell'industria, dell'impresa. E variamente anche dei partiti, lì, a salvo ovviamente l'organo della Democrazia Cristiana, il direttore era sempre un laico, in genere un repubblicano, un
un giornalista laico, indipendente, che però certo guardava con rispetto ma con distanza la Democrazia Cristiana. I direttori dei telegiornali, salvo Enzo Biagi, penso per una breve stagione nel 1960, erano invece dei classici giornalisti cattolici che hanno informato di sé una leva che stranamente nel giornalismo scritto non c'era, c'era pochissimo. E questo ha creato, e non è mai stata analizzata nel profondo nelle storie del giornalismo italiano, ha creato un doppio binario per cui un'ottima leva di giornalisti cresceva solo in televisione e un'ottima leva di giornalisti cresceva solo nella carta stampata. E Bruno Vespa è stato uno dei grandi giornalisti di quella seconda generazione cresciuta direttamente nella televisione, no? Salvo sporadiche esperienze giovanili, io penso Bruno abbia fatto i 9 decimi della sua vita professionale in televisione, risultandone per tenuta, per capacità, per relazioni che servono nel giornalismo, che non sono una parolaccia, sicuramente il prodotto più forte. Così forte da potersi permettere una frase che gli è stata sempre ritorta contro, ma qui sto facendo una sorta di orazione in vita che sì, esatto, è ben augurata. Però sono le 2000 puntate, lo volevo dire subito. E è stato l'unico a aver detto quella che era allora una suprema verità, e che disse, fra l'altro, se non sbaglio, nel famigerato 1992, anzi subito prima, nel 91, che... 92. 92. Nel 92, 92, che l'editore di riferimento della TG... Uno era la Democrazia Cristiana, che era assolutamente vero, così come l'editore di riferimento del TG2 era il Partito Socialista e il direttore di riferimento, l'editore di riferimento del TG3 era il Partito Comunista, poi PDS, poi DS, poi PD, insomma quello lì, lo riconosciamo dalle impronte digitali, quello del partito lì comunque. E evidentemente allora si disse è lo scandalo della lottizzazione. Oggi direi è la constatazione di quello che era la situazione di quel momento. Ma il fatto di aver detto quelle cose inchiodò Vespa al fatto di essere la rappresentanza del partito. Con il fatto di aver detto la cosa giusta, forse nel momento sbagliato, perché i partiti, per lealtà, perché i partiti stavano franando un po' come sta succedendo adesso, forse con quella frase Bruno perse un pezzo della direzione di quel TG1, però quello è un atto di riconoscimento curriculare, diciamo, di quello che era stata la vita di un giornalista che non è che è cresciuto con le correnti di partito. Io sono stato 9 anni al TG1, dove sono nato e cresciuto professionalmente. Però tu scusami, tu non sei entrato per concorso, no, a differenza di Bruno Vespa, io l'ho detto, giusto? Sono stato io a dirlo. Esatto. Io sono entrato perché ero un giovane socialista, quindi tanto per intenderci. Poi se voi volete vi spiego anche come è entrato, però non è questo che conta. Quello che dico è che ho visto Bruno e tante altre professionalità di una, come dire, di un sentire, di un riferimento culturale diverso al mio, ma era una fucina molto forte in cui ho imparato tante cose, ovviamente con una linea di continuità e che si andava usurando rispetto al modo di fare giornalismo in televisione. Però se non capiamo tutto questo, non ci rendiamo conto della caratura, del successo e della continuità dei Vespa, perché spesso, ancora oggi, esistono due pubblici per due giornalismi, esistono due realtà di base, come sarebbero state chiamate una volta, per due modelli giornalistici che non si intrecciano mai. Chi legge ancora oggi, che siamo nella fase del governo dei tecnici, dei giornali di un certo tipo, considera, che so, i Santoro e compagnia bella degli appestati, e chi legge l'altro filone di informazione considera Vespa una sorta di Manu Tengolo, eccetera eccetera. Se ci appassioniamo al giornalismo dobbiamo saper riconoscere e sagomare i profili e le carriere professionali al di fuori di questi partiti presi. Allora,
insomma, come dire, effettivamente no, vale la pena... Sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto Enrico. Vale la pena però ricordare quell'episodio dell'editore di riferimento. Noi l'abbiamo rivisto la cosa, in Matador, sì, infatti, la cosa giusta, io ho detto che la rivendico in maniera assoluta. Naturalmente questo è come quando i bambini dicono mamma, mamma, quanto è brutta quella signora. Queste cose non si dicono, sì, insomma, perché poi la signora si offende. Però voglio dire, sono cose assolutamente vere, come diceva, ha ricordato Enrico, c'erano gli editori di riferimento del TG1, del TG2 e del TG3, che erano quelli, assolutamente quelli, insomma. Ecco, però io vi vorrei chiedere, diciamo, questo parliamo del 92. Aspetta, ho parlato solo io. No, volevo andare avanti sull'editore di riferimento. No, aspetta un momento, poi ci torniamo. Io ho avuto la grandissima fortuna di poter fare il concorso al momento giusto. Ci fosse stato Enrico, in quel concorso l'avrebbe stravinto. No, assolutamente, perché hai le caratteristiche che, certo, poi non, in altri due concorsi della RAI non ci sono stati, infatti non è uscito nessuno degli altri concorsi, perché sono concorsi per titoli. Uno conosceva, dice, lei conosce benissimo il giapponese, e qui da tutti molto eccitati, dopodiché non aveva la più. Io da direttore ho assunto l'ultimo vincitore di un supposto concorso di questi sostanzialmente per titoli, e gli dissi, senti, io figure se ho entrato nel concorso, poi figure se non ti assumo. Però dico, tu saresti un ottimo professore universitario di francese, ero un prustiano, eccetera. Io un giorno me ne andrò, sono cavoli tuoi, quello per 7-8 anni ha fatto il maltempo, poi se ne sono perse le tracce, insomma, qui si è rovinato assolutamente la vita. Noi, il nostro concorso era per animali da cronaca, e siccome Enrico, bene o male, il microfono in mano lo sa tenere, l'avrebbe assolutamente vinto. Come ho detto nella tua trasmissione, io ho avuto l'opportunità, che è abbastanza curiosa, di essere l'unico esponente di quello che Enrico ha chiamato il moderatismo cattolico, ad avere avuto un ruolo abbastanza lungo nel giornalismo italiano, sì, perché qua ci metto sia la televisione sia il resto, insomma. Sì. Insieme con Emilio Rossi, io credo di essere stato l'unico direttore cattolico che senza il beneplacito della DC non sarebbe diventato direttore, anche se tutti, anche le persone che non mi amavano, hanno riconosciuto che ero quello che in quel momento lo meritava. Insieme con Emilio Rossi sono stato l'unico a non aver mai fatto attività di partito, mai, non sono mai entrato in una sezione, non ho mai partecipato a un'unione politica in vita mia, ma questo non è un merito, è un fatto, perché sono degli eccellenti direttori che hanno fatto anche attività politica, e ci sono, cioè, voglio dire, non è che questo sia una scriminante. È vero che il 90%, avendo vinto il concorso a 24 anni, il 90% della mia carriera è stata nella televisione, ma io rivendico molto i primi 8 anni. Io ho cominciato a 16 anni, quando ho deciso che non avrei fatto il medico, ma che avrei fatto il giornalista. Proprio sono molto molto legato a quel periodo, perché è il periodo che mi ha insegnato a partire da zero. Come in televisione sono partito da zero, quindi nessuno può dire questo non si può fare, perché io l'ho fatto, d'accordo? E quindi quando io facevo gli spettacoli, io volevo che quel film, quella sera, fosse nel cinema giusto. E questo per me è stata una lezione di vita. Quindi ai ragazzi che dicono voglio fare il giornalista, mi si stringe il cuore, perché la notizia peggiore che mio figlio, che è riuscito ad avviare la professione di avvocato, a un certo punto l'ha lasciata per andare nel giornalismo, per me è stata una delle giornate peggiori della mia vita. Ma a chi vuole io dico cominciate molto molto presto, perché voi avrete tantissimi anni in cui non guadagnerete niente e perderete un sacco di tempo. L'editore di riferimento l'editore, il tuo editore di riferimento, chi è? Lascia perdere il mio, che ormai sono un vecchio signore a puntata 2000. Che cosa è cambiato? Chi è l'editore della RAI? Chi è l'editore della RAI? È il Parlamento? Chi ci sta in Parlamento? Sono i partiti? Qual è il rapporto tra al TG3? È successa una cosa, li sorteggiano i direttori del TG3? O sono da Sandrino Curzi? Sono sempre da Ante prima, perché dello, quando fecero, allora, hanno fatto anche Nuccio Fava per un breve periodo. Prego? Hanno fatto anche Nuccio Fava per un breve periodo. Sì, ma voglio dire, quello era. Ma da quando nel 1982 ci fu lo storico patto tra Biagio Agnes, potente direttore e bravissimo, uomo di partito, ma bravissimo, direttore generale, con Walter Veltroni, che era responsabile della comunicazione per il Partito Comunista, per cui Rai 3 finì sotto l'influenza del Partito Comunista. Da allora e per sempre il TG3 è stato, quindi sono esattamente 20 anni, d'accordo? Quindi editore di riferimento. Comunque vadano le elezioni. Cioè. Il problema invece è la Rete 1, perché l'editore di riferimento del TG1 in particolare
è quello, il partito che ha vinto le elezioni. E quindi viene determinato in qualche modo. Naturalmente si tiene conto di quello che succede dentro, non è che poi portano uno da... insomma, ma è sempre successo così. E fino a quando ci sarà questa legge succederà così. Il TG2 è molto più complicato perché in genere andava al... adesso credo ci sia un rimescolamento di carte anche là, andava al partito che in qualche modo aveva... è complicato perché, allora, se il polo, facciamo così gli anni recenti, perdeva le elezioni, prendeva la direzione del TG2. Il problema è che quando vinceva invece il centrosinistra prendeva TG1 e TG3 e quindi il TG2 andava al polo. Quando vinceva il polo prendeva TG1 e TG2. E il TG3 rimaneva sempre di là. Però più o meno. In realtà io non ti chiedevo oggi chi è l'editore di riferimento in Rai, perché, cioè lavorando per la Rai, insomma, quindi per Rai 1, perché è vero che è cambiato tutto negli ultimi mesi, no? Ora appunto c'è, i partiti sono... non sono più... cioè c'è un governo, il cosiddetto governo dei tecnici. Allora, in una situazione del genere, e il riferimento editoriale in Rai, tu sei un uomo che conosce la Rai meglio di chiunque altro, qual è? Perché forse l'impressione da fuori è che ci sia un po', appunto, si lavora un po' per bande, ci sono varie correnti, ognuno, insomma, nessuno sa quello che sta succedendo, e quindi come funziona adesso? Guarda, che credo che... adesso il TG1, per esempio, Alberto Maccari, che sembrava l'offesa, per carità, hanno messo un democristiano lì, bisognava innovare. A parte che fare una nomina, diciamo, editorialmente impegnativa in questo periodo non era opportuno, non so come la pensi Enrico, ma non era nelle cose. Lui sta facendo un giornale molto, molto istituzionale, diciamo ragionevolmente filogovernativo, nel senso che il governo viene bene, quindi... Poi, senti, le guerre per bande ci sono sempre state, io ho visto nei decenni tantissima gente cambiare bandiera. Il problema è che adesso non si sa quale bandiera appendersi. No, ma ce ne stanno sempre, guarda, i riposizionamenti. Nel 75 un sacco di cattolici ebbero la crisi di coscienza perché avevano sentito il sorpasso e quindi si avvicinarono al Partito Comunista. Nel 94 la destra formalmente non esisteva, non trovavi nemmeno un scere che confessasse che il nonno aveva votato per il MIS. Porca miseria, nel 94 sono usciti 20-30 missini tutti quanti, mai saputo, mai visto niente. Dai ragazzi, su, ormai, ma perché così sono gli italiani, non è che sono stati giornalisti un po' puttane, sono insomma, è un popolo così, insomma, no? E non si spiegherebbero tante cose. E quindi questi riposizionamenti ci staranno sempre. L'importante è che quando un telegiornale viene diretto da un buon professionista, è un buon telegiornale, in qualunque persona stia al governo, qualunque persona c'è. Un telegiornale che non omette le notizie. Io porto a mio merito Tangentopoli, non ho evitato un avviso di garanzia, uno, e ti assicuro che tra il 92 e il febbraio del 93, quando mi sono dimesso, è successo di tutto. Non ce n'è stato, infatti a me è stato rimproverato solo l'editore di riferimento, mi hanno detto che porcata che hai fatto quel giorno, hanno arrestato Tizio, quando tira. Io sono stato quello che ha dato la notizia di Craxi. Sì, esatto. E mi giocavo il posto quella sera, perché non c'era una riga sull'Ansa, d'accordo? Era arrivata al TG3, non la dettero. TG2, vabbè, TG2 non l'abbia detto, il TG2 non mi verrà io. TG3 non l'ha detto. Uscì l'istato a lutto il TG2. Prego? Uscì l'istato a lutto. Senza darla, ma l'istato a lutto. Io la detti, e quindi sapendo che Sandrino Curzi non aveva dato quella notizia, ragazzi, era dura, Io la detti perché il nostro cronista aveva un pezzo di verbale. D'accordo? Dopodiché mi telefonò Craxi, io telefonai a Craxi alle 8:15 per dirgli se aveva qualche cosa da commentare, lui dice ma io non so niente, non so, io ho detto guarda che uscirà sull'Ansa, detti la notizia, l'Ansa, figli mignotta, dicono il TG1 ha detto, due punti, hai capito? Il TG1 ha detto, e Craxi mi telefonò un minuto dopo uscita la notizia, anzi no, un minuto prima che uscisse la notizia, aveva verificato, guarda che l'Ansa non trasmetterà niente. Io dico, guarda, noi abbiamo la notizia, abbi pazienza, tu commenterai quello che ti pare. E quando io vidi, mi si gelò il sangue. TG1, due punti, Craxi ha avuto l'avviso di garanzia. Allora, per dire, insomma, e questo l'ho fatto con tutti, democristiani, socialisti, comunisti, eccetera. Quindi non... Ecco, per te Tangentopoli è stato, diciamo, come dire... appena messo in piedi il TG5 è partita Tangentopoli, una specie di trampolino di lancio.
perché sì, alla fine la gente era, no, attaccata. Sì, perché era una situazione molto simile, adesso qui sono, esatto, quasi esclusivamente dei giovani. La situazione del 92 era praticamente identica a quella di oggi per la gran parte degli elementi di scenario. La crisi terminale dei partiti. C'era più arroganza nei partiti allora, sì, più perché, senso di eternità. Perché oggi sanno cos'è successo 20 anni fa. Sono impauriti. Allora si credevano immortali i partiti e si arroccavano perché non potevano fare diversamente. C'era la Lega da fuori, come oggi c'è Grillo, c'era la Lega da fuori che urlava contro il sistema dei partiti e diceva delle cose largamente condivise, come oggi Grillo, dall'opinione pubblica, da una parte forte dell'opinione pubblica. C'era una propensione dell'opinione pubblica a dire: perché io devo pagare le tasse per far finire i soldi nelle tasche dei partiti? Perché devo permettere che ci siano ruberie? C'erano inchieste che partivano e si parlava sempre di più di questa situazione. C'era l'Italia che era messa in mora in Europa perché insolvente nei conti. C'era una situazione uguale a quella di oggi. La situazione, permettetemi di dirlo, visto che siete appassionati di giornalismo, la situazione ideale per fare un giornale, nel senso che le notizie arrivano, piovono da sole, letteralmente. E lì si trattava semplicemente di aprire l'ombrello per contenerle e darle. Tenete conto di un'altra cosa, che per quanto forti gli sforzi erano di validi professionisti, la triade in Rai dei direttori nel 92 era assolutamente di tutto rispetto, Vespa, La Volpe, Curzi, gente che sicuramente targata, come diceva giustamente Bruno, ma sicuramente di elevata caratura professionale. Però la RAI era la RAI dei partiti. La RAI dei partiti era costretta nel TG1 a parlare di Forlani quotidianamente, nel TG2 a parlare di Craxi quotidianamente, nel TG3, ma da prima di Bruno ovviamente, tutto questo. Era del tutto normale. Posso muovere un'obiezione? Assolutamente sì. Io fui rimproverato con il garbo tipico dei democristiani, ma insomma, che usano il veleno invece dei pugnali, ma poi uno muore lo stesso, insomma, in un congresso che ci fu, non so, in quel periodo là, insomma, in cui sostanzialmente dicevano, in maniera molto elegante, io vado alla sostanza, traduco, insomma, il TG2 fa il monumento a Craxi tutti i giorni, il TG3 c'era Sandrino Curzi, Telegabul, che faceva degli editoriali terribili, il TG1 fa il pluralista, in qualche modo, naturalmente con un impianto che era quello del cattolico moderato. Nella drammatica campagna elettorale del 92, io affidai Forlani ai corrispondenti. Mandai un inviato solo quando, per 15 giorni, Craxi, che terrorizzato, non usciva dalla provincia di Milano, un comizio a paese sconosciuto, paese eccetera, aveva tutte le sere l'apertura del TG2. A quel punto io mi arresi e mandai un inviato dietro Forlani. Ma questo per dire, e io dicevo a loro due: ragazzi, andiamo a sbattere, se continuate così andiamo a sbattere. Infatti siamo andati a sbattere poi. Ma soprattutto sono andati a sbattere gli editori di riferimento, no? Che quello è sempre la questione. Io mi ero trovato nella situazione che oggi appare la più incredibile e la meno credibile, proprio, quindi incredibile in tutti i sensi, ad avere un editore che mi aveva detto: faccia quel che le pare. Nasceva il TG5 e faccia. La cosa incredibile ovviamente è che quell'editore era Berlusconi, che evidentemente oggi Ha cambiato idea poi. Dico, poi col passare degli anni ha cambiato idea. Sì, diciamo, crescendo ha cambiato idea. Faccio quel che mi pare. Sì, no, ma no, soprattutto allora faceva un mestiere, poi dopo un anno e mezzo da quel pronunciamento di libertà cambiò mestiere e vide la realtà da un altro angolo visuale, per cui i telegiornali è meglio in realtà che facciano il tifo e non che facciano quel che gli pare. Comunque potei godere della più assoluta libertà nella fase di lancio di un telegiornale, che è la cosa migliore che può succedere, ma soprattutto ebbi la fortuna enorme, io dico sempre fortuna con la C maiuscola, perché ci voleva veramente un grande retano, che 5 settimane dopo la nascita del TG5
Antonio Di Pietro arresta Mario Chiesa. Lì, di fronte a Tangentopoli, tu non puoi avere una posizione mediana. O dai le notizie o non dai le notizie. O spieghi chi sono le persone o non spieghi chi sono le persone. O evidenzi i fatti o non le evidenzi. Allora, sempre più in un crescendo che dopo quelle elezioni di cui parlava Vespa è stato assoluto, Tangentopoli, cioè il gioco di sapere chi è stato arrestato, chi ha avuto l'avviso di garanzia, quale partito va in graticola, diventò assoluto. Il fatto di poterne parlare con completa libertà fu evidentemente un vantaggio enorme, competitivo, no? Senza nessuno delle remore che potevano avere gli altri telegiornali. Attenzione, tenete conto e mi direte, è Mediaset, in quello le palle ce le mise io sul tavolo, scusate il francesismo, ma perché la questione era di dire, se succede qualcosa a Mediaset, io lo dissi subito ai miei, si chiamava Fininvest allora, se c'è un avviso per qualcuno di voi, noi ci apriamo per far vedere che siamo lì. E successe con Falonieri, uno dei primi mesi di Tangentopoli, e noi ci aprimmo il giornale e lo spiegammo. E ricordo che feci riferimento, un po' scolastico, alla solita famosa frase di Whitman, non chiederti per chi suona la campana, sostanzialmente, perché state attenti che queste inchieste andranno a toccare tutti i grandi partiti e tutti i grandi gruppi, compreso quello per il quale lavoriamo noi. Ma il nostro compito è dare le notizie. Quello fu ancor di più che un volano per gli ascolti, fu un certificato di garanzia, come voi potete immaginare. Il fatto di poterlo fare, Bruno ha sempre lavorato in Rai, sa che c'è la remora costituita dal fatto di avere il sistema dei partiti come proprietario. Attenzione, se tu hai un partito, ci giochi, vinci o perdi, ma se tu hai come editori tutti i partiti, devi tener conto anche di quegli azionisti di minoranza che o gli dai la loro parte o rompono al quadrato, no? Più sono piccoli, più rompono. E questo è il veleno della RAI, perché costringe i telegiornali a parlare tanto di politica, anche quando alla gente non gliene importa niente di politica, e a parlare poco di politica quando la gente vorrebbe sentir parlare di politica, no? Avete visto, i giornali del 92, siccome i partiti dovevano autorappresentarsi perché avevano paura di morire, erano pieni di politica. I telegiornali degli anni scorsi erano vuoti di politica perché un po' la consegna aperta o inespressa era parlate di altro, che abbiamo dei problemi, no? Non parlate dei nostri problemi. E la gente invece voleva sapere, molta gente, di quello che stava succedendo. Quindi l'avere come editore il Parlamento è la peggior gatta da pelare per chi fa un telegiornale. È, dal mio punto di vista, assolutamente impossibile. Insieme, visto che stiamo parlando in un ambiente giornalistico, all'altra malattia grave della RAI, dei telegiornali della RAI, che tu hai dei telegiornali in cui può cambiare il direttore, ma la redazione resta sempre la stessa, gravata dalle varie ere geologiche, i fondatori, quelli che sono arrivati quando è andato al potere quello, quelli che sono arrivati quando è andato al potere quell'altro, quelli dei quali almeno il 40% crede di essere il vero direttore e guarda il direttore pro tempore come una sorta di usurpatore e continua a fare la sua partita di maggioranza e di opposizione. Spesso cambiando campo, perché ovviamente le carriere individuali trovano degli sponsor politici. Allora lei, che è una santa donna, nel mio Matador è andato a cercare un mio collega che quando io ero direttore nella prima fase era talmente sdraiato che io non riuscivo a distinguerlo e l'opinione non è mia, ma io fui rimproverato a lungo da Fabrizio Del Noce e da, certo, Piero Badaloni, da Fabrizio Del Noce e da Paolo Fraiese, i quali mi rimproverarono, forse giustamente, di dargli uno spazio eccessivo, perché gli detti addirittura due programmi, dico ma no, ma li fa bene, eccetera, eccetera. Appena ci fu un minimo di cambiamento, però siccome questo la gente non lo sa, e Tati ha fatto la parte del giornalista democratico, insomma, capito? Perché vedi, poi lui, crescendo, non si perde preso quella strada lì. Hai capito? Ritornando a Tangentopoli, però, io vi volevo chiedere una cosa, cioè durante Tangentopoli c'è stata la crisi dei partiti, la crisi delle istituzioni e secondo alcuni, anche secondo me, il giornalista, diciamo, il giornalista televisivo a maggior ragione,
è divenuto un vero punto di riferimento, cioè la vostra autorevolezza è notevolmente, nella crisi complessiva, è aumentato, cioè l'ha detto Mentana, l'ha detto Vespa e così via, cioè vi abbiamo creduto un po' di più. Posso dirla anche qui, stiamo demistificando. La questione che è successa, lo dico perché l'ho vissuta appunto dalla trincea più avvantaggiata, è questa, che il giornalismo era sempre stato sotto pressione e quindi sottomesso a poteri che erano forti e solidali, la politica, l'economia, la magistratura. Appena si è aperta evidentemente la frattura e appena soprattutto quello che era il tappo che più pressava, che era la politica, è saltato, certo. Appena i partiti avevano altro a cui pensare che a controllare l'informazione, i giornalisti sono usciti allo scoperto, hanno potuto riguadagnare campo e da allora non sono mai più tornati del tutto indietro. Certo, il periodo forte, berlusconismo, prodismo, certo, ha creato nuove aggregazioni e nuovi arruolamenti, forti, però bisogna anche dire che una parte dell'opinione pubblica questo chiedeva. C'era anche una domanda dal basso di avere un giornalismo schierato da una parte e dall'altra. Però molta parte del giornalismo ha preso allora delle posizioni, nel senso della capacità di fare inchiesta, di essere irriverente, anche di andare a spulciare nei problemi delle personalità politiche, che prima non aveva mai avuto, e che poi hanno anche un risvolto negativo. Il privato delle figure pubbliche non era mai stato toccato per convenzione, no? Da quando è stato toccato evidentemente poi è successo di tutto, e non mi riferisco al Bunga Bunga che ha dei rilievi penali e quindi inevitabilmente è uscito allo scoperto, è tutto il resto che è stato toccato, e questa è solo una parentesi. Il giornalismo quindi ha potuto, nelle sue espressioni migliori, coraggiose, scegliete voi, più aperte, più libere, ha potuto toccare con mano, e allora nel 92-93 si poteva fare letteralmente di tutto, la possibilità di svolgere il lavoro come nei film americani. Esatto. Perché poi non è neanche la realtà, sono i film americani. Io devo dirti onestamente, il 92 sì, non enfatizzerei più di tanto, nel senso che allora la gente cosa vuole sapere? La gente vuole avere le notizie. Nei momenti in cui tu gli dai le notizie, gli hai dato, perché io non sono d'accordo che la gente ha sempre sete di politica, no, ci sono moltissimi periodi di stanchezza della politica, quando la politica non ti dà niente, i bla bla non servono. Però io parlavo proprio di autorevolezza, Bruno, sì, cioè, la vostra autorevolezza allora, è aumentata indubitabilmente. Io mi ricordo che feci il primo editoriale, intanto Borrelli, procuratore di Milano, mi disse, quando io poi andai a intervistarlo per i miei libri, che se le elezioni, che loro si mossero dopo che le elezioni del 92 in qualche modo avevano azzerato il pentapartito, d'accordo? Perché certe cose che prima non venivano perseguite poi sono state perseguite, questo avevo fatto. Io feci il mio primo editoriale a sostegno di Mani Pulite da cui poi progressivamente ho dissentito, i primi colpiti furono socialisti, a parte Mario Chiesa, socialisti e comunisti. Io aspettai che colpissero i democristiani e feci il primo editoriale dopo che avevano colpito i democristiani. Devo dirti che io non ho mai avuto nemmeno forse una telefonata di un ministro che voleva rettificare una volta, ma su centinaia di notizie non ho mai avuto una telefonata per dire no, questa per piacere non darla, zero. Perché era impensabile non darla. Erano KO anche, era il periodo in cui erano KO. Erano assolutamente KO. Perché avevano perso le elezioni tutti? Non solo, perché la Democrazia Cristiana si era suicidata con l'elezione del Presidente della Repubblica, in cui si erano ammazzati a vicenda Forlani e Andreotti e avevano eletto Scalfaro. Quindi, voglio dire, adesso io non so per voi come parlare di antichi romani, probabilmente. Beh, magari qualcosa hanno studiato, perché essendo giovani, sono un conto, ecco. Quindi non ci fu questo. Dopodiché si arrivò invece per la RAI a un tentativo, secondo me assolutamente sciagurato, di cambiamento di linea portato dai professori, dai cosiddetti professori, i quali quella parte di persone, anche allora erano tecnici, ma quelli erano tecnici proprio che si vantavano, perché i tecnici sono i conoscitori di una materia, no? Che sennò che tecnici sarebbero. Loro invece si vantavano di non aver visto la televisione,
di non guardare la televisione, e vennero e fecero dei disastri assoluti. Non lo dico perché io, che mi dimisi stupidamente. Scusa, adesso non vorrei dire, però è un po' anche come adesso, sono tutti tecnici, noi non facciamo politica, però sta il governo, insomma. Beh, no, a parte quelli la facevano, voglio dire. Cioè, poi se ne sono pentite, adesso non voglio entrare in questioni personali, perché qui siamo venuti forse a parlare di cose un po' più larghe, insomma. Però poi dopodiché con Berlusconi è cambiato il film, e quindi è venuto fuori tutta un'altra cosa che nessuno aveva previsto, francamente, fino a un minuto prima, e nemmeno, per quanto mi riguarda, tu hai mandato in onda la prima intervista che io feci a Berlusconi la sera delle elezioni, in cui gli feci due domande sul conflitto di interesse, non ritenendo io che lui potesse fare il Presidente del Consiglio. Tant'è vero che lui rispose e mi dice, ma no, io terrò, vabbè, le cose le sapete. Tra l'altro Bruno ci ha svelato un dettaglio che secondo me è fantastico di quell'intervista, perché c'è Berlusconi col maglioncino, insomma, molto giovanile, eccetera, che per far vedere, ce l'hai raccontato tu, per far vedere che era in piena attività e stava già preparando il programma di governo, prese i primi fogli dalla scrivania bianchi per far vedere che aveva appunto degli appunti in mano. Degli appunti in mano per vedere, sto per facendo il programma di governo. Trovato geniale, è fantastico. È un attore di dimensioni. Veramente fantastico. Venendo a oggi però, Enrico, appunto tu hai detto che la situazione è molto, quella di Tangentopoli, cioè il periodo 92-93, è molto simile a quello di oggi. Sei davvero sicuro che è molto simile a quello di oggi? E soprattutto, allora, oggi per il giornalismo si pone una nuova sfida oppure no? Allora, io credo che il giornalismo abbia sempre le stesse regole e debba avere, ricordatevelo, sempre le stesse regole. Cioè, una notizia è una notizia, che governi uno, che governi l'altro. Che ci sia una situazione florida per i poteri o che ci sia una situazione di paralisi, di stasi, di grossa difficoltà, di crisi per i poteri. Cioè, il giornalismo non può essere concavo e convesso a seconda delle situazioni. Io credo che noi in questa fase si debba raccontare la realtà, che si è fatta ancora più difficile. Parliamoci molto chiaramente. Fino a 8 mesi fa fare giornalismo era facilissimo in piena libertà. Bastava raccontare tutte le cose che molta parte dei concorrenti non raccontavano. Perché? Perché vincolati nella maniera che ben sapete. Bastava dare le notizie sulle inchieste riguardanti Berlusconi e si era già quasi soli a raccontarle in televisione. Quindi era facilissimo in televisione e nei telegiornali. Oggi lo sforzo è di raccontare la realtà, che però è molto meno a tinte forti, e raccontarla con uno spirito critico che sia sine ira et studio, ovvero è evidente a tutti che ad esempio in questo periodo forte di crisi molti si aggrappano a Monti e al suo governo perché si presenta bene, perché è sobrio, poi però, scusate l'irriverenza del paragone, se ti dà una botta in testa uno elegante o se te lo dà uno zingaro, sempre botta in testa è. No? Ecco, bisogna saper raccontare nel bene e nel male l'attività di governo e le parole di chi si oppone a questo governo come se fossero Berlusconi al governo e Bersani all'opposizione. Ben sapendo che la cosa che più disorienta una parte dell'opinione pubblica è che non solo c'è Monti che governa, ma ci sono insieme Berlusconi, Bersani e Casini che lo appoggiano. Fuori dalla scena della politica bisogna ricordare che quelli si stanno aggrappando, sono i morti che si aggrappano al vivo per una parte cospicua degli analisti e dell'opinione pubblica, nel senso che il problema è la crisi dei partiti. Oggi, io si sa, è da decenni che non voto, però oggi ritengo che la gran parte degli italiani, una porzione forte perlomeno degli italiani, si chieda ma a che non a che cosa serve il sistema dei partiti. Ieri il Presidente della Repubblica ha fatto un forte intervento a favore dei partiti per la loro funzione essenziale in democrazia. Ok, però questi partiti hanno perso gran parte della loro funzione. Sono delle scatole vuote, che vengono viste come in realtà dei contenitori di carriere e di interessi personali. È ovvio che chi sta dentro il PD o il PDL dica è importante la nostra funzione. Loro vivono di quello.
è che dall'esterno non si vede che ruolo e che differenza vera hanno i partiti nel momento in cui governa uno che non è dei partiti, che se prende indicazioni li prende da Bruxelles, che non sono i partiti, cioè dall'Europa, secondo vincoli che sono quelli internazionali. Ma i partiti che ci stanno a fare? E qual è la loro funzione? E abbiamo spesso fatto riferimento nella nostra carriera giovanile rispettiva all'appartenenza, all'adesione, alla vicinanza ideale ai partiti. Ma allora si poteva parlare di vicinanza ideale. Ma oggi quali sono gli ideali del PDL? Quali sono gli ideali del PD? Quali sono gli ideali dell'UDC? Noi sappiamo quali sono i riferimenti, quali sono le radici. Ma qual è il futuro che disegnano? Non si sa neanche il presente che disegnano. Allora, di fronte a questo quadro, è ovvio che l'opinione pubblica si chieda ma a che servono i partiti? Sapendo che questo crea un gigantesco vuoto, quando il Presidente della Repubblica, in maniera, secondo me, indebita, e io sono un grande ammiratore di Napolitano, dice attenti ai demagoghi. Il demagogo è quello che cerca di arronzare il suo auditorio, il pubblico, la gente. Ma quello è la stessa cosa che stanno facendo i partiti, alla stessa stregua di Grillo. Certo, è facile dire rubano tutti, sono delle salme, quello che fa un oppositore di sistema come Grillo. Ma ha pieno diritto di parlare. No, io non sarò un elettore neanche di Grillo, per tanto per intenderci. Però è ovvio che in questa fase è più interessante ascoltare lui, che è come il bambino che dice il re è nudo, che francamente ascoltare i responsabili di quelli che una volta si chiamavano i responsabili o democrazia e territorio, o sentire quello che dice Pionati con tutto il rispetto o perfino Nichi Vendola, nel senso che è ovvio che siamo in una crisi per cui i partiti, lungi dal indicare la strada, sono la malattia. Saper raccontare questo è molto difficile, perché vuol dire mettere, l'ho fatto ieri sera, sullo stesso piano Napolitano e Grillo, che sono evidentemente due cose molto diverse, ma nei periodi come questo bisogna saperlo fare, perché la situazione è la stessa che permise proprio col silenzio 20 anni fa alla Lega di diventare un partito forte, perché la Lega, ostracizzata in televisione, non per ordine di Vespa, ma ostracizzata obiettivamente in televisione, perché fuori dal sistema degli editori, i partiti del Parlamento, e perché estranea culturalmente. Ancora oggi, scusate, in qualsiasi posto noi andiamo, non c'è nessuno che vota per la Lega. In qualsiasi studio televisivo in cui si fa una trasmissione... No, in Rai qualcuno che vota per la Lega, però c'è, no? Per il sistema perché anche la, per il sistema, no, della cooptazione, però, Bruno, di cui parlava anche prima... Anche la Lega ha lottizzato, in Rai. Sì, va bene, ma stiamo parlando di una cosa diversa. Stiamo parlando del pubblico. Sì, sì, sono certo. Due pubblici diversi. Cioè, qui dentro c'è qualcuno che ha mai votato Lega? Non sono... Dipende dalle zone in cui si abita. Sì, dai, esatto. Però... Cosa volevo dire? Che quindi c'è un'estraneità, i telegiornali si fanno a Roma, la Lega è un corpo estraneo, eppure la Lega è uno dei principali partiti italiani. Grillo ha un vantaggio rispetto alla Lega, no? Che nessuno lo sente estraneo, sia perché è stato un animale televisivo, sia perché è, come dire, un talento comico riconosciuto in tutta Italia. E forse sarà per questo più pervasivo e persuasivo della Lega, ma ha lo stesso ruolo identico che aveva la Lega 20 anni fa. No, io non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché la Lega rappresentava il malessere di un territorio. Io feci il mio libro del 96, quando la Lega arrivò al 10% ululando Roma Polo, Roma Ulivo. Andai a vedere nel Veneto, dove la Lega era diventato partito di maggioranza, e capii perché aveva avuto tutti quei voti. Perché c'era stato uno sviluppo economico straordinario e non c'era un'infrastruttura. Le strade di Montebelluna, dove passando mi sembrava di stare a Disneyland, perché c'erano tutte griff, tutte marche note, era come l'Olgiata a Roma, cioè una strada con sortile. La Lega rappresentava il malessere di un territorio. Io non l'avevo capito quando dirigevo il telegiornale, per punirmi. Per alcuni anni sono diventato un esperto della Lega. Poi anche la Lega si è spenta, degenerata, romanizzata, ha lottizzato quello e come poteva, come tutti,
come il Partito Repubblicano, sì, a suo tempo, con la differenza che quelli di La Malfa non diventavano redattori ordinari, diventavano subito a caposervizio in su, caporedattore eccetera, quindi lasciamoli perdere. Grillo no, Grillo rappresenta soltanto l'incazzatura del istintivo morale, e io che naturalmente so benissimo che mettendo Grillo faccio ascolto, metto Grillo, va così tutti sono contenti. Grillo in realtà io non so quanti di voi gli affiderebbero il futuro dei propri figli. Cioè, voglio dire, è facile gridare. Però chiedi se qualcuno voterebbe Grillo. No, ma probabilmente sì. Ma sì, perché è una legittimissima protesta nei confronti del sistema dei partiti. Ma non votate Grillo perché credete nei programmi di Grillo. Votate Grillo per protestare contro quelli che vi hanno deluso. Però, che è tutt'altra storia. Però scusa, è tutt'altra storia. Io conosco la Lega e ovviamente sin dall'inizio ho detto attenti alla Lega, non attenti nel senso cave canem, attenti perché merita attenzione, perché ho la fortuna da questo punto di vista di essere nato e cresciuto a Milano, perché conosco il Nord, ma soprattutto perché conosco quel gioco che ha avvantaggiato Berlusconi nel 94, che se tu non vedi chi vota per uno, pensi che quello non sia un pericolo. L'elettore di Berlusconi non era visibile a occhio nudo nel 94, tant'è che il centrosinistra era convinto di vincere le elezioni. La gioiosa macchina da guerra. La gioiosa macchina da guerra. Aveva vinto tutte le elezioni locali. Se il fenomeno non lo vedi, credi che non ci sia. Così la Lega continuava a essere, e lo è tuttora, ripeto, perché voi non conoscete la Lega. Non la conoscete territorialmente, ma anche come feeling. E lo stesso sono i giornalisti. Lo stesso sono i telegiornali. Eppure è un fenomeno che sta nel profondo. Quello di Grillo, stavo dicendo, è più trasversale e soprattutto riguarda i giovani. I giovani sono il vero problema su cui l'informazione deve lavorare, perché è chiaro che noi siamo tutti appartenenti, noi che contiamo nell'informazione, siamo tutti appartenenti a generazioni passate, in cui esiste un riscontro nei rapporti con le istituzioni, con l'economia, con l'imprenditoria. I giovani sono tagliati fuori da almeno 5 anni, da almeno 5 anni in maniera sistematica. Si sono andate a ostruire progressivamente le porte di entrata nel mercato della società, non solo mercato del lavoro. Oggi l'elettorato giovanile è quello più disponibile a quello che per Bruno sembra un azzardo assoluto, cioè votare non strumentalmente per Grillo. Attenzione che Grillo e Grillini vanno ascoltati perché non sono soltanto l'edizione 2.0 di Roma Ladrona, ma perché portano un modello di partecipazione politica via web, diciamola così, come lo diremmo noi più anziani, che in realtà cerca di dare anche delle risposte, cerca comunque di mettere una lunghezza d'onda con l'opinione pubblica diffusa, cioè è qualcosa di meno facile da etichettare e da bollare. Soprattutto con questi partiti sono un'alternativa credibile loro e tanti altri. Io temo che il vero fenomeno delle elezioni dell'anno prossimo, se va avanti così, sia davvero un'astensione molto forte. Questo non c'è dubbio, però non puoi confondere Grillo con Obama. Obama è stato il primo a fare in maniera intelligente e industriale, devo dire, la campagna elettorale sul web. Ma la campagna di finanziamento ha fatto soprattutto. Sì, e portando i finanziamenti, perché se tu ti appassioni puoi dare anche i tuoi $50, $100 o 200 o 250, che è la media di quello che lui ha raccolto fino adesso, ha raccolto tanti milioni di dollari. Ma lì c'era un programma. Lì c'era una speranza concreta, lì c'era la riforma sanitaria degli Stati Uniti, che è una maledizione che questi si portano dietro da decenni. Votare Grillo io lo trovo assolutamente legittimo, perché gli altri sono stati talmente inconcludenti per cui la gente o non va a votare o vuole protestare. Ma qual è il programma? Però Grillo for President? Cioè, voglio dire, ragazzi, tu nel 92 avresti visto la Lega al governo? Ma no, ma figurati. Allora non assolutamente ti chiedere, perché no. Anche i partiti e i movimenti crescono, allora, e si danno una dimensione realistica. Allora, la Lega è rimasta al governo 6 mesi. Le elezioni sono state a marzo. A maggio si sono fatte le europee. La Lega è scesa, Berlusconi ha sfondato il 30%.
a giugno io ero a Pontida con Bossi quando lui decise di mollare Berlusconi, e lo disse anche, quindi fu una fiction quella. Bossi e Fini non si erano nemmeno salutati, nemmeno incontrati. Fu un'operazione di genio strategico da parte di Berlusconi, mettere d'accordo due persone che si detestavano. Tu c'è il sud, tu c'è il nord e io sto in mezzo. Ma quella era una, ripeto, una fiction che è durata meno di un anno, insomma. La Lega poi ha fatto la secessione, perché su tutti quanti cadono, tutti, per delirio di impotenza, ha fatto la devolution, ha sbattuto il muso, perché finché si tratta di giocare, cioè di esprimere il loro disagio, gli imprenditori piccoli del nord, del nord-est, eccetera, votano per la Lega. Quando quello comincia a dire facciamo la Padania, c'è, dice arrivederci e grazie. E allora poi lui è andato a canossa da Berlusconi col patto di Natale del 99, dalle elezioni del 2000 sono rimessi insieme. Ed era un'altra Lega, era diventata più una Lega, chiamiamola di governo, insomma. Quindi un altro giro rispetto alla Lega del Cappio, rispetto alla Lega grillina in qualche modo. Ora non lo so, può darsi pure che Grillo diventi uno statista, ci mancherebbe altro. Però insomma, scusate, c'è rimasto poco tempo, io vi voglio chiedere, diciamo che prendiamo per come ipotesi che Grillo sia come la Lega. Ma come Berlusconi, che cosa ci dobbiamo, cioè chi al posto di Berlusconi chi ci arriva? John Holmes, quel esatto, defunto perché attore del lì cuore. Siamo intorno al 10%. Allora, e tutto prima, il resto prima è Enrico 90. Parlava di PDL, PD, eccetera. Il problema è che oggi io non so che cos'è il PDL, non so che cos'è il PD. E non so nemmeno che, con tutto il rispetto a Pier Ferdinando Casini, che e se non lo sai tu, e se non lo sai tu. Appunto, nel senso che all'interno hanno delle spinte talmente contrapposte. Grazie per la fiducia, perché il fatto che non lo sappia io significa che proprio siamo alla canna del esatto, gas. Siamo molto lo prendo per un complimento, Bruno. Perché anche loro non sanno come risolvere la loro crisi. Allora, il partito più strutturato, che è il partito, come sempre, come lo era anche nel 94, che è il Partito Democratico, dice ragazzi, non scherziamo, la ricreazione è finita, foto di Vasto e andiamo già avanti. È l'usato film, sicuro, però. Non rompete, vado al governo con Di Pietro e con Vendola, poi altri vadano a giocare. E lì più o meno è ancora, perché è quello più strutturato. Il PDL, che non è mai stato un partito strutturato, e una volta disse Berlusconi, lei è un monarca, no, non sono monarca, lei è un monarca assoluto, no, è vero, sono un monarca assoluto. Mi lasci completare, lei è un monarca assoluto che nel suo partito non conta niente, perché è un tale casino, è stato sempre un tale casino il PDL, che non è mai esistito come, perché? Perché Berlusconi non ci credeva, non ha mai creduto in un partito, ha sempre creduto, lui nel 94 pensava di governare attraverso la televisione, nel 95 mi disse per il libro di allora che lui non pensava di non presentarsi alle elezioni regionali perché aveva inviato il 30% alle europee, perché non conosceva personalmente i candidati. Cioè perché non esisteva sul territorio. Quindi non confondiamo i vari momenti, questi vent'anni, li abbiamo visti di tutti i colori. Quindi che cosa sarà? Non ne ho una più pallida idea. Veramente, quindi che cosa si voterà, che cosa si proporrà di votare tra un anno? È come se fosse tra un secolo. Sul Partito Democratico, nonostante tutte le sue angosce, contraddizioni, eccetera, più o meno c'è sempre quella fotina lì. E quella, diciamo, che è l'assicurazione. Però che sappiamo tutti che non è in grado di governare, no? Chi? Perché sono troppe anime. La foto di Vasto. Allora, io a Vasto c'ero. Cioè, quel dibattito l'ho fatto io tra i tre, no? Esatto, eri tu, sì, è vero. E quindi nella foto di Vasto. Allora, io ero nella foto di Vasto, però mi ritaglio volentieri. Però quello che voglio dire, loro ci credono e hanno una parte dell'opinione pubblica, che è sicuramente vasta. E sicuramente minoritaria, ma in Italia nessuno ha mai avuto la maggioranza assoluta, no? E quella è sicuramente una parte del paese. Il problema di fondo è che tutti sentiamo che in una fase così difficile, sociale ed economica, essere governati da una minoranza non basta. Ma è chiaro che allora conterà chi darà la direttrice di quella eventuale maggioranza. Perché Prodi ha potuto sperimentare cosa vuol dire governare senza esatto, una maggioranza coesa, vuol dire non governare. Il problema di fondo è che noi non sappiamo cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Cioè la situazione politica è così degradata e poi soprattutto tutti noi hanno detto sempre in questi mesi che è necessario il rigore, che è necessario l'adesione ai sacri principi dell'Europa,
l'appartenenza all'area dell'euro. Adesso si comincia a incrinare in altri paesi questa serie di dogmi. Se in Italia, come è possibile, comincia a spirare non da parte dei desperados, ma anche da qualche opinion maker, la considerazione che forse non tutto è così scontato, perché noi siamo forse il paese, tra i grandi paesi, che ha fatto negli ultimi 9 mesi più manovre economiche vere di quelle che incidono sulla pelle della gente. Bruno non è un dipendente della RAI, ma un libero professionista a partita IVA, e sa, e sa questo insieme di manovre, quanto pesano. E ci ritroviamo in una situazione non dissimile a quella di 9 mesi fa. Cioè abbiamo fatto tantissimi sacrifici. Ora, il cittadino Vespa guadagna un fracco di soldi e avrà avuto più tasse. Ma c'è gente che si è trovato, cioè molti di noi... Io bestemmio, ma posso sostenerle. Con l'IMU c'è un sacco di gente che non le sostiene. Questo è il punto, capisci? No, c'è gente, gli esodati, adesso noi ne ridiamo un po', no? Ma la situazione degli esodati è pazzesca. C'è gente che ha contrattato, forse perché aveva anche problemi economici, il famoso scivolo dalle aziende, è uscita dalla sua azienda perché pensava di andare in pensione dopo 2 mesi e gli hanno detto, sai che c'è? Il gesto dell'ombrello, vai in pensione tra 4 anni. Ora, queste sono tutte cose che abbiamo visto nel corso dei mesi alla luce di un gigantesco sforzo collettivo che gli italiani amano dire di saper fare quando c'è un'emergenza vera. Ma quando ti ritrovi dopo 9 mesi e vedi che l'emergenza, a differenza di quella del terrorismo, della lotta contro la mafia, nella fase di shock, non l'hai superata, ci si comincia a dire, ma erano davvero tutti doverosi, giusti i sacrifici? È davvero doveroso il rigore? È davvero doveroso prendere ordini da Bruxelles o da Berlino o da Francoforte, Banca Centrale Europea? Ma la lira era così bella? No. Allora, se a livello culturale e poi politico si comincia a mettere in discussione tutto, può crollare tutto. Può crollare tutto l'edificio politico a cui non sono affezionato che c'è adesso. Allora, proprio per questo, prevedere quello che succede, foto di Vasto, Grillo, Berlusconi, post-Berlusconi, è assolutamente impossibile. Quello che è certo è che sono periodi maledettamente affascinanti da raccontare giornalisticamente. Non c'è dubbio. Ecco, Io ho questa sensazione. Oggi l'unico leader politico che c'è in Italia si chiama Giorgio Napolitano. D'accordo? L'usato sicuro, vero? Nel senso che sa. Vabbè, tra lui e gli altri c'è proprio un... Noi stiamo in una... Democraticamente siamo entrati in una repubblica presidenziale. Questo è lui che ha deciso di fare il governo, lui che l'ha fatto, lui che lo gestisce, lui che lo garantisce, lui che gli ha dato la fregatura sull'articolo 18, diciamo le cose come stanno, insomma. No, quindi vabbè, è lui che gestisce. E lui, come è noto, non si presenterà alle elezioni politiche. Noi abbiamo davanti, sappiamo esattamente, salvo sconvolgimenti in peggio, ma sappiamo sicuramente che i prossimi mesi l'opinione pubblica è rassegnata, infuriata, frustrata, perché già sappiamo che il Natale scorso, che pensavamo fosse il peggiore della nostra storia, sarà superato dal Natale prossimo, quando con il saldo dell'IMU chi ha la fortuna di avere una tredicesima già se la sarà giocata e gli altri non so come ci arriveranno. Questo è il momento in cui, se ci sono, nascono le leadership. Cioè, in un momento di questo genere, se i partiti vogliono ancora sopravvivere, possono riprendere, non lasciare soltanto il pallino al capo dello Stato, che peraltro fa pure un altro mestiere, ma riprendersi. Ma nascono le leadership radicali, non quelle moderate, in queste fasi. Quelle sono facili, quelle difficili sono leadership di governo, leader che danno prospettiva. Tu prima dicevi i giovani, eccetera. Io credo che vincerà chi riuscirà a risolvere i loro problemi. Perché loro sono, e questo non è vero che ce se ne è dimenticati, la mia delusione per la riforma del lavoro è che dice loro, io mica l'ho capito, che fine fanno. Io me l'ero immaginata in un altro modo, togliendo qualcosa a qualcuno e dando qualcosa a qualcos'altro. Io adesso non ho capito né come va a finire, né a chi porta, sì, a chi porta qualche vantaggio, sì, ma a loro no. Loro no. Ma il difetto è il difetto strutturale del sistema. Quindi, voglio dire, chi riesce a capire questo e fare il grido non ci vuole niente, a mantenere, perché ormai questo rigore c'è, a non accrescerlo e a tirar fuori qualche denaro perché si possa investire,
che si possa restituire qualche soldo, perché si possa dare a loro qualche seria occasione di lavoro, che non siano le cose così umilianti, così incredibili, che per uno della mia generazione in cui era possibile sceglierselo il lavoro, sono, non so, sembrano cose irreali, e allora non riusciremo. Quindi vincerà chi riuscirà, non dico a conquistarli, perché questo secondo me è impossibile, ma almeno a trovarli un po' meno diffidenti e soprattutto, come dice, vedere cammello, chi riuscirà a farsi garante che qualche cosa veramente avranno. Ecco, ma questo, Bruno, è il problema strutturale di questa classe dirigente, di questa classe politica, che sono strutturalmente incapaci a pensare a chi sta fuori al futuro, dalla torta di quella che una volta si chiamava la società dei due terzi, ma che adesso forse anche meno. Cioè, è ovvio che negli incontri governo-sindacati si sapeva chi rappresentava il governo, chi rappresentava gli imprenditori, chi rappresentava gli enti locali, chi rappresentava i pensionati e chi rappresentava i lavoratori. Ma loro non c'erano. Esatto, e questo è che sto dicendo. Loro non li rappresenta nessuno. Ma è quello che sto dicendo. È questo che sto dicendo. È questo che sto dicendo. È proprio il punto di caduta. Una società della politica che rappresenta interessi visibili li rappresenta a danni di chi non è appunto rappresentato, di chi non è presente al tavolo. I sindacati. Più della metà sono pensionati, gli iscritti ai sindacati, più della metà sono pensionati, ma che ne stiamo parlando? È quello che sto dicendo, è quello che ti sto dicendo. Allora, il discorso è questo, come fanno questi a tirar fuori dal cilindro una cosa che non li rappresenta? I sindacati rappresentano i lavoratori attuali e gli ex lavoratori. Quello su cui si sono spesi la maggior parte dei soldi, degli incentivi sociali, è per i lavoratori in cassa integrazione, cioè per tutelare gli attuali potenziali disoccupati, non gli inoccupati che aspettano il primo posto di lavoro. Se le rappresentanze sono queste, nessuno penserà a loro tra quelli che sono attualmente nella foto di gruppo, vasto o non vasto, della politica. È per questo che io ti dico, non sottovalutare neanche in positivo chi sta fuori. Una leadership può venire da fuori, può essere perfino Grillo, perché in realtà sono coloro che pensano al sindacato che non c'è, cioè il sindacato dei giovani che devono entrare non nel posto di lavoro, a pieno titolo nella società della politica. Oggi, i giovani di oggi della politica, quelli che vorrebbero sostituirsi a Berlusconi, Bersani, Napolitano, sono Casini, Veltroni, Maroni, hanno tutti la mia età esatta, sono tutti del 1955, hanno tutti 57 anni. Mio padre a 57 anni era già in pensione. Allora, ci spieghiamo? Allora, il problema di fondo di questo Paese è che o emerge una forza in grado di rappresentare l'alternativa, ma al sistema, ma non nel senso delle Brigate Rosse o dei rivoluzionari, l'alternativa al sistema che attualmente occupa tutti i posti, o se no si va all'astensione di massa. La questione dei giovani è che non hanno strumenti. Cioè, se io fossi un giovane di oggi direi, ma ragazzi, ma una manifestazione, organizziamo, cioè un milione di giovani, vadano un milione di giovani a Roma in piazza, occupino tutte le piazze attorno al Parlamento, o fate una legge che permette l'ingresso sostanziale, o se no qui ci giochiamo una generazione intera, ce la siamo già giocata. C'è una generazione di gente laureata, specializzata, che va nei call center o che può accedere soltanto grazie a raccomandazioni o favore sessuale. Non è pensabile. Non è pensare, questo, se io fossi veramente un giovane di oggi, e per vostra fortuna non lo sono, cioè davvero mi metterei a disposizione di un movimento di giovani, ma senza farsi problemi di leadership. Solo se tutti quanti protestano insieme ottengono qualche cosa. Oggi io ho seguito personalmente, perché a questo tema sono molto legato, ho seguito tutti i passaggi del dibattito e della vertenza sulla riforma del mercato del lavoro. L'unico che parla di interventi per i giovani è il ministro del welfare, che è già un non senso, no? E ne parla però con delle idee assolutamente astruse, perché gli imprenditori non sono d'accordo sui favori in entrata, chiamiamoli favori in entrata, che creerebbero la corsia privilegiata per i giovani. Tant'è che l'ex ministro del lavoro, Sacconi, dice che da questo punto di vista era meglio prima tutta quella flessibilità che veniva garantita da quella che è stata chiamata abbastanza impropriamente la riforma Biagi. Gli imprenditori stanno dicendo a Sacconi, per piacere, fate conto di non aver fatto niente, lasciate l'articolo 18 com'è e niente cambi.
Questo stavo chiedendo. Ma tu sei d'accordo? Va bene? Se fossi giovane come diciamo, i ragazzi della platea, diresti quello che dice Mentana? Cioè, andiamo, sì, manifestiamo, certo, circondiamo i palazzi. Però siccome così, purtroppo il rischio di strumentalizzazione è molto forte, trovi sempre uno che si metta alla testa del corteo, capisci? Però tu al corteo, se fossi però giovane, se trova il modo di dargli l'assunzione, ha ragione. Cioè, avremmo Mentana e Vespa ragazzi allo stesso corteo? No, ma assolutamente. Se mi invitano ci vado io subito. Questo lo dico spessissimo in trasmissione, lo dico, ho portato una figlia laureata, specializzata, con il padre che è andato in pensione a 50 anni e lei che è andata in pensione forse prima di 50 anni. Aveva 47 anni, ma aveva colpito perché era più giovane. E la figlia che il padre semianalfabeta, poveraccio, ed era un operaio delle ferrovie e quella sera non parlò perché non era in grado di parlare, ma aveva avvertito la figlia, e la figlia invece che ha 40 anni ormai e passa da un call center a un altro e ha una super specializzazione, un master, eccetera. Quella è la generazione che già abbiamo perduta. Quella già l'abbiamo perduta, adesso non perdiamo quella dei ventenni, in dei politica, In politica e nell'imprenditoria l'abbiamo perduta, e quello è lo specchio del paese. Allora, noi siamo vissuti, hanno fatto benissimo gli Sacconi, il governo Berlusconi, a salvare, a dare cassa integrazione a strafottere, perché lì veramente rischiavano nella prima parte della crisi, poi le famiglie non si avevano da mangiare. Bene, ma non può essere un problema eterno. La Fornero che cosa ha detto? Riportiamo la cassa integrazione a quello che era. Un'azienda è un momento in difficoltà, teniamo 6 mesi, 8 mesi, dopodiché noi abbiamo dato la cassa integrazione perpetua. Appena ci ha provato, gli hanno fatta ringoiare. Perché? Perché i sindacati sono quelli che sono, insomma. Ma più cassa integrazione dai, perpetua, senza riqualificare, senza dare un futuro nemmeno ai cinquantenni. Ma perché? Tu hai 57 anni, mi pare piuttosto lucido, no? Perché alla tua età non c'è nessuno che si possa riciclare? Ma noi ci siamo già visti? Noi ci siamo già visti. Però adesso, cioè, non sono sempre lui. Siete veramente non solo grandi. Io sono pronto alla mia età a partecipare a corsi di formazione. Non ho capito perché a 50 anni non si può fare. E tutti i soldi che metti di là, siccome il portafoglio è unico, li togli a loro. Capisci? Quindi questo è il vero muro. Allora, per tornare alla politica, chi riesce a capire queste cose e a farsene promotore è uno che ha più chance degli altri, secondo me. Quindi non, perché il futuro si gioca lì. Sugli altri abbiamo già dato. E secondo me rischia davvero di essere Grillo, te lo ripeto. Lo so che... Però nessuno... Io non ce lo vedo Berlusconi con l'idea per i giovani. Per le giovani ne ha alcune, ma... Questa era facile, però, Battuta proprio, dai, proprio. Però vale anche per gli altri, perché sennò le avrebbero già tirate fuori. Ci sono già 9 mesi, 6 mesi di governo tecnico, nessuno ha tirato fuori un'idea. E allora viene da fuori l'idea. Viene da fuori, sennò viene una protesta così forte che se la ricordano per sempre. E per ritornare invece al mestiere. E noi dobbiamo aprirgli gli occhi. Dobbiamo aprirgli gli occhi. Voi e lo stiamo facendo. Io ho una sola, appunto, si parla di vendita della 7. Che succede? Mentana compreso, oppure Mentana poi lo vendiamo, esatto, a parte? Dateci delle notizie, che succederà? Non lo so, io mi limito a percepire lo stipendio della 7, non ne sono comproprietario. Io so soltanto una cosa, che ho avuto la fortuna all'inizio della mia carriera di direttore, cioè nel 92, e in quest'ultima fase di avere degli editori che mi dicevano faccia quello che vuole. Il primo perché voleva lanciare il telegiornale, non li aveva mai avuti. Quest'ultimi perché avevano una situazione di calma piatta nei loro ascolti e volevano un telegiornale forte, cazzuto. La paura è sempre che arrivino editori che ti dicono adesso le dico io quello che deve fare, che comportano il fatto che quindi uno deve ancora una volta fare le valigie. Non penso, perché se uno prende la 7, e non è Berlusconi, non la compra per normalizzarla, no? Cioè, c'è stato un periodo, non lo dico per battuta, c'è stato un periodo in cui si sapeva che la 7 la si voleva riportare in mani più amiche per renderla più tranquilla, ma c'era Berlusconi al governo, aveva un senso malefico, ma ce l'aveva. Oggi, nella fase dei tecnici, se uno si comprasse la 7, che è di Telecom Italia e che quindi dovrebbe essere Telecom Italia a decidere di vendere o di trovare un partner, è uno che evidentemente la vuole sviluppare e sa già chi si prende, no? Nessuno si prenderebbe... che vi posso dire
Angelina Jolie per farle fare il ruolo della nonna, no? Ecco, se uno si prende la 7 sa che è una rete con delle sue connotazioni, e quindi da questo punto di vista non ho grandi timori. E poi bisogna vedere se davvero tu pensi che sia probabile, che è abbastanza probabile che la 7 verrà venduta prossimamente? Io penso che sia possibile, perché è contendibile, nel senso è tecnicamente contendibile Telecom Italia Media, che la possiede, che è quotata in borsa, ed è contendibile ed è risaputo che gli attuali dirigenti, anche sempre i dirigenti di Telecom e di chi controlla Telecom, hanno detto che non è strategica, non è un asset strategico. Cioè il ruolo, la vocazione di Telecom Italia è nella telefonia, in tutti gli aspetti delle comunicazioni, ivi compresa non la televisione in chiaro, il possesso di una rete televisiva. Ripeto però, qui... a differenza di tutte le cose che abbiamo detto in piena libertà, poi scrivono e chissà che cosa si pensa. Io... Infatti ho visto che tu stavi dettando, non rispondevi, stavi dettando alle agenzie. Ci sono le agenzie, no? Cioè se io sapessi che la vendono a Bruno Vespa, direi la vendono a Bruno Vespa, io non so se la vendono. Se la valorizzano per tenerla sarebbe la tua fortuna, sarebbe la tua fortuna se la vendessero a me, guarda. Guarda, dopo avrei un ragazzo da valorizzare. Invece... una vendita della 7 porta a porta ma toglierebbe invece... Ecco, e Rai anche il consiglio di amministrazione è scaduto. Ah sì? Sì. Non è stato, io non ho capito se è stato prorogato, non... Prego? È stato... Si è già venduta da tempo. La Rai non si vende, e scusatemi, qua dico sempre le cose impopolari, ed è meglio che non si venda. Ecco, perché ragazzi, noi abbiamo un capitalismo. Vedete chi sono gli editori dei giornali? Vedete se questi giornali parlano male dei propri editori? Non voglio scendere in dettagli. Ciascuno ha i suoi editori, che non sono degli editori puri, forse tranne ormai Riffser, che ha lasciato altri interessi industriali, che è un editore magari un po' così, diciamo, però è l'unico che fa questo mestiere da solo, insomma, che l'interesse su ce l'ha quasi prevalentemente nei giornali. Ma tutti gli altri hanno anche, soprattutto, interessi di tipo diverso, e quindi io francamente non vorrei che entrando alla RAI portassero poi magari il TG1 a sostenere questo piuttosto che quello, intimidendo la classe politica. I partiti saranno quello che sono, ma almeno li conosciamo, quindi io prima di parlare vorrei i privati in minoranza nel Consiglio di amministrazione della RAI. Io 30 anni fa, già parlando ai dirigenti dell'Enel, disse spero un giorno, che era 3.000 miliardi di debiti ed era pubblica fin sui capelli, spero un giorno di comprare azioni dell'Enel e della RAI. Per l'Enel è stato possibile, per la RAI non se ne parla. Se ci fosse un ingresso dei privati al 40%, la RAI avrebbe da giovarsene, perché proprio come freschezza. Ma per ora il pacchetto di controllo, secondo me, è meglio che resti. Però questa RAI chi se la comprerebbe con un pacchetto di minoranza? Chi farebbe il partner di un'azienda in cui a ogni cambio di elezione cambia automaticamente? No, ma no, è chiaro che cambierebbero anche le regole. Adesso questo è un... cambierebbero anche le regole, gli azionisti andrebbero tutelati, c'è il problema del canone, insomma, quindi non è semplice nemmeno tecnicamente. Io non so che cosa succederà, spero soltanto che aumentino i poteri del presidente e del direttore generale e diminuiscano quelli del consiglio d'amministrazione, perché è incredibile che noi riusciamo ancora ad essere leader del mercato, e siamo in Europa dal punto di vista delle cose, con un consiglio d'amministrazione, con consigli, quindi non parlo di questo, con consigli di amministrazione che si riuniscono una volta alla settimana. Non, nessuna azienda sarebbe... E senza consiglieri indipendenti. Ma non è una battuta. Nel mondo imprenditoriale, nel mondo delle imprese, la RAI è l'unica che non ha praticamente consiglieri indipendenti. È possibile che ce l'abbia, perché quello che nominerà il governo, il Ministero dell'Economia, può darsi che sia stavolta un vero tecnico, cioè uno del Ministero dell'Economia, insomma, un dirigente del Ministero dell'Economia, una specie di super revisore dei Sì, però dei questo... conti. Questo conta per gli aspetti appunto contabili e di bilancio. Dal punto di vista dei contenuti, il vero problema... Beh, però quello sarebbe un consiglio di amministrazione a tutti gli effetti, quindi può dire la sua... Sì, ma la competenza, capisci? Se tu prendi... Se tu prendi... Un grande regista, scegli tu chi... Se prendi Nanni Moretti, che non è il tuo preferito, però se prendi Nanni Moretti e lo metti in consiglio di amministrazione, sai già che Rai Cinema comunque ne avrà un vantaggio, perché prodotto lo conosci.
Se prendi un tecnico del Ministero del Tesoro, sei sicuro che i conti della RAI andranno magari a posto. Dal punto di vista dei contenuti non ci metterà becco, se non per dire Vespa guadagna troppo poco. Sì, non c'è dubbio. Quindi se io dovessi spiegare, però non sarei così sicuro che la vendita è il peggiore dei mali. La vendita parziale sarebbe il migliore, secondo me, dei tonici. Cioè, se la RAI si liberasse, e lo facesse anche Mediaset, di una rete, di una delle reti forti, adesso fra l'altro il digitale terrestre non è neanche così importante, se si dicesse almeno che c'è la possibilità di un disarmo da questo punto di vista, se venisse messa sul mercato RAI 2, ad esempio, questo darebbe un vantaggio al resto della RAI, avresti una rete di una rete che... Su RAI 2 siamo d'accordo, quando tanti anni fa io ero un fissato del terzo polo, perché questa cosa RAI Mediaset mi stava... Casini stretta. Era contento. E chiedevo ad Agnelli ogni anno, ma perché non entra nel BIR? Perché non fa un terzo polo? Lui dice, non è il mio mestiere. Già, poi a un certo punto dice, ma io comprerei RAI 1. Dico, avvocato, RAI grazie, uno, no. Ho capito, RAI 1, insomma... Poi magari la comprava come comprare un telecom. Però in Francia fecero così e vendettero la prima. E lui me lo disse prima che succedesse in Francia. Però francamente, poi sapendo i prezzi, a quanto l'ha presa Telecom? Sai, i nostri capitalisti sono anche abituati a comprarsi le cose a quattro soldi, insomma. Una volta io disse a Romiti, scusi, Rai 1 allora me la comprerei pure io, non ho capito. Tanto lei i soldi non ce li mette, gli danno le banche, non ho capito che sta la paraculata, insomma, soltanto per pigliarsi la crema lasciando i debiti allo Stato, lì i debiti lasciando Rai 3, i costi, le sedi regionali allo Stato. Però il capitalisti rischio, così, abbi pazienza, so che non è siamo il tuo, buoni tutti. So che non è la tua tazza di tè preferita, però allora poi la prospettiva è quella di canali che restano sempre più depotenziati. Ha cominciato Mediaset a vivere la crisi e parallelamente sono cominciati fenomeni come quello di Servizio Pubblico di Santoro. Cioè, progressivamente, se i contenuti si spostano fuori dalle reti tradizionali, poi le reti tradizionali finiscono ad essere qualcosa di... Ma vedrai che Santoro torna alla 7, tornerà. Dai, sì, dai. Ecco, tu magari sai se la compra, qualcosa? No? Magari se la compra. Enrico, dacci una notizia, sai qualcosa della trattativa Santoro la 7? So che c'è. Tu saresti favorevole al ritorno di Santoro? Posso dire che io lo ero già prima, e l'avevo anche già detto. E non hai cambiato idea? Non ho cambiato idea perché io ritengo che ci sono dei professionisti che portano dei pezzi di credibilità e di ascolto, mentre ci sono delle persone che evidentemente servono sotto varie bandiere a seconda delle convenienze dei loro manager. Santoro è il titolare di un'impresa, adesso anche in senso culturale, stretto, certo. Ma di un'impresa giornalistica, certo. Che è un brand che dove lo metti comunque... Ma infatti secondo me farebbe benissimo ad andare alla 7, farebbe benissimo la 7 a prendersi. Tu lo vorresti in Rai? Vorresti che tornasse in Rai invece? Ma sai, io con Santoro... Non ho mica bestemmiato in chiesa, eh. Allora, ti ripeto, alle agenzie riprendete le vecchie dichiarazioni, perché questa è vecchia. Io sono un grande estimatore professionale di Santoro, è un grande giornalista. Il suo, se, allora, fuori di ipocrisia, il servizio pubblico ha delle regole. Quelle regole, io gliel'ho detto sulla piazza, le hai trasmesse tu, quelle regole o ci sono per tutti o non ci sono per nessuno. Santoro o rispetta le regole o cambiano le regole. Possiamo decidere che cambiano le regole, che ognuno fa quello che gli pare. Io non cambierei molto, purtroppo, di me, nel senso che non farei una televisione perché sono nato così e morirò così. Però Santoro sarebbe legittimato a fare la televisione che fa. Quella televisione è incompatibile con le regole attuali del servizio pubblico. Quindi se cambiano le regole, Santoro è un valore aggiunto, perché è un grande professionista. Se le regole non cambiano, mi pare un professionista grande ma incompatibile. Tutto qua. Però il problema è proprio questo, le regole del servizio pubblico. Cioè se tu hai un servizio pubblico pensato alla maniera... delle televisioni di Stato degli anni 60, è evidente, e non c'è niente di male, è stato un periodo florido. Oggi siamo in una società di mercato, diciamo, anche dal punto di vista televisivo, in cui la gente si va a scegliere le cose indipendentemente dall'etichetta complessiva del canale, anche se conta poi la fluidità dell'offerta di un canale. E il Santoro che c'era in Rai, che oggi è a servizio pubblico, che stava per venire alla 7 e forse ci verrà, fa comunque sempre lo stesso programma, sì. Con modalità, magari avvertenze, accortezze, non ha un Masi con cui polemizzare oggi, quindi sì. ne risente. Però fa sempre lo stesso prodotto, che
In Rai faceva danno, non faceva danno? Secondo me non faceva danno. Quello che io so è che politicamente chi ha osteggiato davvero nel profondo più di tutti Santoro è stato il principale partito del centro-sinistra. Nel senso che andava fuori le regole. Berlusconi ha sempre un'idea molto schematica, no? Chi non è con me è contro di me, per cui nel contro di me ci vanno tutti e tutti sono comunisti, no? Sappiamo che questa è la molto è l'idea molto virtuosa che ha Berlusconi di chi non è con lui. Però anche il PD vede Santoro come un corpo estraneo e questo per me è la miglior garanzia del fatto che è sicuramente fazioso, che rappresenta quella cultura che vuole rappresentare, che dice ma quello è, tu sai che vedi quello. Quando vedevi, nei periodi in cui non si era ancora, come dire, lasciato andare Fede, sapevi che se non sei un elettore di Forza Infatti Italia... Infatti Fede certo non era compatibile col servizio pubblico. Scusa, forse loro non lo sanno. Chi ha richiamato Floris di corsa dagli Stati Uniti per dargli un programma di corsa su Rai 3? Chi è stato? L'editore di riferimento della Terza Rete, che appena Santoro se ne andò, un minuto dopo ci occupiamo lo spazio, così questo non rompe più. La Terza Rete, certo, Paolo Ruffini, che è l'attuale direttore della Sette. Esattamente, cioè il principale partito del centro-sinistra, appena Santoro se ne andò, disse, ragazzi abbiamo fatto bingo, chiamiamo Floris, così questo ce lo togliamo per l'arrestato. Dopodiché invece qualcuno fu costretto a richiamarlo e andò su Rai 2. Quando Berlusconi fece quella straordinaria sciocchezza di fare e di impedire i talk show delle elezioni di qualche anno fa, fummo invitati a turno dalla stampa estera. Quando tocca a me dissi, signori, in quale dei vostri paesi, nel servizio pubblico, c'è un programma come Anno Zero? Muti. Allora, scusate, mettiamoci d'accordo. No, ma in quale altro... Cioè, è una delle anomalie italiane, non c'è dubbio che... ti potevano dire, ma in quale paese c'è un editore televisivo... che è presidente del consiglio. Sì, ma non c'è dubbio. È tutto sbagliato. No. Aspetta. Ma non puoi rettificare un'anomalia con un'anomalia, perché così non esci più. Ma tutto questo è il sistema italiano, con una differenza, che nel frattempo l'editoria scritta, quella che ci dà le pagelle tutti i giorni, si è modellata su quell'esempio. La gran parte... per un periodo fino a 6 mesi fa, adesso poi bisogna fare tutti i giornali come Sole 24 Ore, ma fino a 6 mesi fa gli unici giornali che vendevano erano quelli che facevano di una sana, grondante faziosità la loro ragione d'essere. Giornali sessuati politicamente, di cui sapevi, Fatto Quotidiano, Libero, certo, Il Giornale, Repubblica, sai da che parte stanno. Strillati. E stanno, se tu li compri, dalla tua parte, sei tu che sai dalla loro, c'è un patto molto chiaro. Questo ha cambiato in qualche modo il periodo del berlusconismo. Adesso siamo in un altro periodo, tu mi dirai, magari... Io credo che dobbiamo chiedere scusa, ma tu tra 2 ore devi prendere tuo figlio a scuola e io tra 2 ore la prima di 3 registrazioni di oggi pomeriggio. Esatto, però sono registrazioni, quindi qui siamo in diretta. Esatto. Sì, infatti si è fatto molto tardi. È suonata la campanella di vespa. È suonata la campanella di tutti. È l'ora di pranzo. Ma che ora di pranzo? Chi mangia? Oggi loro non mangiano mai, sono dei super uomini. Sì. Bene. Sono a dieta. Chissà che succederà. Vedremo, Saltranno, che cosa ci racconteremo. Ci diamo appuntamento l'anno prossimo. Grazie ragazzi. Tutto.